Un giorno e mezzo, quasi due, su una torretta, più di 10 metri di altezza, al pontile Isab, Ivan Baio, dopo un giorno di pausa, ritorna a protestare in forma eclatante, sempre, si incatena stavolta. Siamo al settimo giorno di protesta del famoso operaio Isab, ormai che a questo punto mi sembra che non riceva più tante attenzioni, soprattutto dalla sua azienda, il colosso Isab. Ecco, ma cosa ha fatto un piccolo moscerino come Ivan Baio a questo colosso? Io non lo so che ho fatto, obiettivamente io ho solamente denunciato delle persecuzioni di stampo mafioso da parte di un collega e di una cricca molto conosciuta nell'ambiente della mafia siracusana. Questo avviene ad ottobre del 2013. Lei pensi che sono passati 19 mesi da allora? Tra paure, noi siamo in Sicilia, io ho nipoti, fratelli, sorelle, la paura di denunciare come in tutti i posti è grande. Prima ho denunciato pensando di poter racchiudere tutto in un problema tra colleghi e ho denunciato in Isab, ho parlato da padre di famiglia, ho parlato da datore di lavoro al lavoratore, dicendo tutto quello che mi stava accadendo, che mi era impossibile venire al lavoro perché minacciato, perché sapevano i miei turni, perché sono stato picchiato, perché sono stato vileggiato, perché sono stato fatto attenzione di minacce pesanti davanti ai miei figli. E invece di prendere provvedimenti o quantomeno di accertarsi della verità, per quanto loro non abbiano nessun potere al di fuori dell'azienda. Scusatemi. Ivan, scusami, a questo punto, ma cos'è che sa Ivan Baio di così grosso, di così importante, tanto da meritare poi il silenzio e l'isolamento di tutti, se vogliamo? Ivan Baio non sa niente più e niente meno di quello che sappiamo tutti, cioè che quello che succede dietro la facciata della grande azienda può essere talmente grave che può far rischiare la vita a Ivan Baio. Ok? Perciò l'azienda a quel punto che cosa deve fare? Intanto deve aiutarmi a ritrovare serenità lavorativa. Dopodiché, perché io chiedo questo inizialmente, io mi metto a quattro zampe, io faccio il cane per voi. Aiutatemi a ritrovare questa serenità, non lo chiude in una stanza. In uno dei tuoi tanti passaggi hai detto anche che Isab vorrebbe comprare il silenzio di Ivan Baio, ma io il mio silenzio non lo darò mai. La mia dignità più che il silenzio, perché nella denuncia c'è ben chiaro che Isab sapeva tutto quello che io stavo subendo da parte di queste persone, perché la persona con cui ho il problema. Queste persone, scusami, sono i tuoi colleghi, da quello che ho capito. Il collega è uno, quello che c'è dietro di lui non è fatto da colleghi, però gli altri, per omertà, gente che ha mangiato a casa mia, che ha avuto i miei figli in braccio, dove sono? Hanno paura? Li posso anche capire, però che non buttino fango sulla mia persona per difendere un mafioso, per difendere un'azienda che se ne sta fregando di Ivan Baio, dei suoi figli, di sua mamma, di 70 anni che è qua con me, di mio padre, di tutti. Ma il numero 600.036 lo cancellano e vanno avanti, 600.037, 38, 39, ma Ivan Baio non è qua per lui. Ecco, come nelle buone tutte vertenze di lavoro, sempre se di lavoro si tratti a questo punto, si trova una mediazione, ci si siede a un tavolo e si discute. Ecco, abbiamo saputo che comunque Isab è d'accordo con Ivan Baio nell'interrompere i rapporti di lavoro, che a questo punto non sono più idilliaci, cioè, quindi non c'è motivo che proseguano. Abbiamo saputo anche che c'è una buona proposta per Ivan Baio di liquidazione, ecco, di fine rapporto. Perché Ivan non accetta? Perché Ivan Baio per i prossimi 36 anni e mezzo deve andarsi a trovare un posto di lavoro che già c'ha, un posto di lavoro che sta mettendo a repentaglio, ha messo a repentaglio e sa di aver perso avendo ragione e non meritandosi questo trattamento da parte di Isab. Però tu stesso hai detto che con Isab non vuoi averci nulla a che fare ormai, vuoi andare via.
ma forse non mi sono spiegato. Io legandomi a un palo, io salendo su una torretta, voglio solo che si venga a sapere che Ivan Baio non vuole un euro in più di quello che mi hanno fatto. Chi lo quantifica quello che mi hanno fatto? Se a me lei mi offre 100.000 euro, io le faccio un esempio, e Ivan Baio deve accollarsi delle responsabilità che non ha, perché questo vuole Isab, vuole uscire da questa situazione con la faccia pulita. Perché? Per non creare un precedente, perché il precedente di Ivan Baio significherebbe che dopo Ivan Baio c'è, lei come si chiama? Lo Marchio, seduta là a chiedere i 100.000 euro all'Isab. Io estorsioni in vita mia le ho solo subite, dimostrate e dimostrabili. A proposito di estorsioni, scusami, abbiamo saputo che c'è anche l'intervento dell'antiracket di Paolo Caligiore. Esattamente sì, grande persona, grande, grande umanità, come del resto il dottor Frontera, perché io non posso parlare male di tutti, cioè io non sono qua per sparare sulla Croce Rossa, io sono la Croce Rossa. Tutti stanno sparando contro di me dicendo è un esibizionista. Io non lo capisco che vuol dire essere esibizionista, io vorrei stare a letto con i miei figli. Lei che pensa? Che io sono qua a fare il circo è 400 metri più avanti, il circo lo fanno loro. Ivan Baio è stato anche dipinto, non so se sei d'accordo con questa affermazione, come una sorta di eroe, almeno nei primi giorni, quando, perché si pensava che Ivan Baio lottasse non solo per una causa comune, quello che è il diritto al lavoro, ma anche per, diciamo, scoprire certi segreti che Isab è riuscito un pochino a insabbiare. Uso le parole di Ivan Baio. Ecco, è così, effettivamente c'è qualcosa che tutti dovremmo sapere, o è soltanto qualcosa che interessa Isab e il dipendente Baio? Allora, a questo punto, obiettivamente non è una cosa personale. Non è personale perché non è un problema Baio-Isab, perché Baio, la formica Baio, che fastidio potrebbe dare alla montagna Isab? Loro mi sparano con i cannoni, basterebbe una semplice paletta per schiacciarmi, non c'è bisogno di spararmi con un cannone. Se una società così grande riceve i miei avvocati più volte, non è una volta, non sono due volte, e l'unico intento loro è quello di minacciarlo Baio, dicendo noi ti perseguitiamo con i nostri principi del foro, tu che avvocati hai? Io metto su internet la richiesta d'aiuto del mio avvocato del 20 maggio 2014, è l'esponente delle relazioni esterne, il dottor Cappellani, dice da qualche settimana ci dice che ha qualche problema, non saranno presi provvedimenti contro di lui e mi fanno 8 giorni di sospensione. Loro possono dire fuori quello che vogliono, Ivan Baio deve solamente subirlo. Ok? Ho saputo che lei ha preso anche un avvocato esterno al foro siracusano, addirittura da Torino. Io non ho preso nessuno, mi stanno aiutando, io non ho preso nessuno, io cerco... aiutando chi, scusi? Mi stanno aiutando tante persone che io neanche conosco, mi stanno aiutando persone che visualizzano 38.000 visualizzazioni dei miei video, mi stanno aiutando persone che si mettono nei panni di Ivan Baio e che capisco che non possono essere qua per mille motivi, li capisco ma non li comprendo, perché qua si parla di mafia, perché qua si parla di colletti bianchi, perché qua si parla che falsificano i documenti, perché Isab mi tiene in scacco, l'unico modo per... io sono categoria protetta, che si sappia, giusto? Io ho avuto il linfoma di Hodgkin, io ho fatto chemioterapia e radioterapia, io ho lavorato, mi sono sporcato queste mani in Isab, sapendo che qua non fanno biscotti, prodotti cancerogeni ce ne sono quante vogliono, ok? Ma questa... un'affermazione anche del prefetto Gradone, proprio questo. Questo mi fa piacere, queste mani si sporcano per portare il mangiare ai miei figli, io non sputo nel piatto dove mangio, per i primi 5 anni a me l'Isab ha dato da mangiare. Ma abbiamo saputo che ha fatto anche tante ore di straordinario, quindi tutti, diciamo, soldi meritati e sudati. Ma lei parla correntemente di mafia, 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 colletti bianchi, ma cioè, in che senso? La mafia ha varie facce, siamo in Sicilia noi, ok? La mafia, quella comune, è quella che brucia il negozio di mio fratello, per colpa mia, è quella che mi minaccia davanti ai miei figli con pistole, che minaccia mia moglie,
che mi fa scappare da Siracusa più volte, perché io più volte ho preso la macchina e sono andato via disperato. Poi sono tornato perché questa è la mia terra. Allora, cerchiamo di trovare una mediazione. Io non sono nessuno, ci mancherebbe, però offro questa telecamera. Se vogliamo rivolgere un appello e cerchiamo anche di capire effettivamente cosa si può chiedere e cosa è giusto ricevere. Cerchiamo una mediazione, cosa possiamo dire? All'ISAB, ovviamente. All'ISAB io non ho nessuna richiesta da fare. Loro mi devono far capire io cosa ho fatto in questi 19 mesi per meritarmi di essere chiuso in una stanza, per meritarmi tutto quello che mi hanno detto e che posso provare, perché se io non avessi potuto provare quello che mi hanno fatto, io sarei un moscerino schiacciato, sicuro. Insomma, lei in questo tavolo di trattative chiama i suoi diritti di lavoratore, poi vi stringete la mano. La mano io non la stringo più a nessuno. Vabbè, una volta raggiunto un'intesa. Sì, ma l'intesa qual è? La mia dignità come la vuoi ripagare? Non ci sono soldi. Loro devono ammettere di aver sbagliato con Baio Ivan, con Gabriele Baio, con Giuliana Baio, con Giorgia Baio, con mia mamma, con mia moglie, con i miei fratelli, con tutta la mia famiglia. Lei vede la mia famiglia qua? Lo sa perché non c'è la mia famiglia? Le ho detto dovete stare lontani. Sua mamma e suo papà ci sono stati sempre, li abbiamo anche visti noi. Dovete stare lontani da questa storia perché io non voglio la pietà della gente. La pietà non è quello che io cerco, loro devono aiutare a riabilitare Ivan Baio. Io ho 36 anni di lavoro davanti a me, che avrei fatto serenamente all'ISAB se Dio avesse voluto, ok? Non me lo permettono di farlo. Io dopo questa protesta... Ma perché non glielo permettono? E me lo spieghi lei, quando me lo spiegheranno loro glielo dirò, sarò il primo a informarla. Io voglio capire... Dove troverò più un posto di lavoro dopo essere stato incatenato su una torretta? La mia immagine come la riqualifico nel mondo del lavoro oggi, in questo mondo del lavoro? E ho chiesto semplicemente fatemi lavorare perché io ho 3 figli e faccio per voi anche il cane.